Via libera della Camera al decreto Ponte sullo Stretto, i voti favorevoli sono 182, i contrari 93, oltre alla maggioranza che ha accolto l'esito del voto con un applauso in particolare dei deputati della Lega, hanno votato a favore anche i deputati di Azione e Italia Viva. Hanno votato contro le altre forze di opposizione. Il decreto passa ora all'esame del Senato. Poco prima del voto finale, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra hanno manifestato la loro contrarietà alla realizzazione del ponte sullo stretto, mostrando in aula uno striscione indossando le magliette con su scritto No Ponte. Il decreto andrà convertito in legge entro la fine del mese. Il costo dell'autonomia differenziata rischia di essere salatissimo per le regioni più povere, secondo le stime diffuse dall'Ufficio Tecnico del Senato in relazione al progetto voluto dal ministro Calderoli, sarebbe fortemente a rischio l'erogazione paritaria dei servizi essenziali minimi in settori strategici e fondamentali come sanità e istruzione. Ad affermarlo è il capogruppo del PD in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua. E stavolta prosegue, non siamo noi a dirlo, ma direttamente l'ufficio tecnico del Senato che ha fatto le pulci al decreto Calderoli e ha pubblicato dati molto allarmanti direttamente su LinkedIn, non nascondendo affatto forti dubbi e preoccupazione. È un report che merita la massima attenzione, quello pubblicato sui social dall'ufficio del Senato e che soprattutto separa in concretezza la propaganda dalla realtà che si rivela molto amara. I tecnici del Senato parlano chiaramente di un pericolo di un indebolimento dei servizi fondamentali, dalla sanità all'istruzione. Ancora una volta l'impianto egoistico e a trazione populista che anima il governo nazionale è ad un passo dal provocare una catastrofe per il Mezzogiorno e ci sorprende non poco che il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, abbia preferito gli ordini di scuderia e di partito rispetto alla difesa degli interessi concreti della nostra terra, che è anche la sua. La segretaria generale della CISL Funzione Pubblica Calabria, Luciana Giordano, unitamente ai coordinatori nazionali della CISL FP, Ministero della Cultura Giuseppe Nolè e Valentina Di Stefano, rivolgono ancora una volta ai vertici politici e amministrativi del MIC e della Regione Calabria la richiesta di intervenire immediatamente per sbloccare la situazione che veda alla palo 208 tironcinanti del MIC che hanno già superato le procedure selettive e aspettano solo di essere chiamati e dare manforte ai colleghi dei poli museali e dei parchi archeologici della Calabria, ormai esausti per l'esiguità del contingente lavorativo rimasto dopo le emorragie di pensionamenti senza un adeguato turnover registrato negli ultimi anni. Nella lettera inviata al Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e al Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto, i tre dirigenti della CISL Funzione Pubblica precisano che in data 24 aprile 2023 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato la graduatoria finale di idoneità dei profili. Per quanto concerne il Ministero della Cultura, ad oggi, nonostante la drammatica carenza di personale degli istituti e luoghi della cultura del MIC della Calabria, non sono state avviate le necessarie attività istruttorie per la contrattualizzazione dei vincitori. Una situazione che vedrebbe arretrare la Calabria nell'offerta e fruibilità proprio in piena estate di un patrimonio di inestimabile valore, quello archeologico e culturale, che costituisce uno degli elementi irrinunciabili di attrazione turistica. Un patrimonio che invece deve costituire la strategia per il rilancio culturale, economico e sociale della Calabria. Sequestro record di cocaina nel porto di Gioia Tauri. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e di funzionari dell'ufficio dogane hanno trovato due container provenienti dall'Ecuador e destinati in Armenia attraverso il porto di Batumi, in Georgia, 2 tonnellate e 734 kg di cocaina purissima. La cocaina contenuta nei container refrigerati lunghi oltre 12 metri era occultata in un carico di frutta composto da 78 tonnellate di banane. L'operazione che ha portato al sequestro delle quasi 3 tonnellate di cocaina finalizzata al contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti è stata condotta con il coordinamento e la direzione della DIA di Reggio Calabria.
L'eccezionale risultato conseguito, detto in una nota stampa, è il frutto di un'attività di intelligence e di analisi costante delle rotte commerciali che dal Sud America giungono al Mar Nero transitando dallo scalo calabrese. Gli approfondimenti sulla documentazione reperita e i controlli incrociati effettuati mediante le banche dati sulle società coinvolte nell'operazione hanno confermato le ipotesi investigative e la necessità di procedere all'ispezione dei due box refrigerati in cui era nascosta la cocaina. La cocaina è stata individuata dopo lunghe e complesse operazioni di ricerca con l'ausilio di sofisticati scanner in dotazione all'ufficio dogane delle unità cinofile della Guardia di Finanza. La sostanza stupefacente sequestrata, risultata di qualità purissima ed in perfetto stato di conservazione, avrebbe fruttato ai trafficanti un introito di oltre 800 milioni di euro. Il presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno-Meridionale e Ioni, Andrea Agostinelli, esprime il suo plauso per l'operazione antidroga finalizzata al contrasto nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di 3 tonnellate di cocaina nel porto di Gioia Tauro, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dai funzionari dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Lo scalo portuale di Gioia Tauro, afferma Agostinelli, è un sicuro avamposto di legalità. L'attento e approfondito lavoro degli inquirenti e delle forze dell'ordine dimostra che la 'ndrangheta viene combattuta e sconfitta in Calabria. Del resto, i numerosi controlli disposti dalla magistratura e dalle forze di polizia sono la testimonianza di quanto a Gioia Tauro la presenza dello Stato sia più incisiva che in qualunque altro porto nel mondo, attraverso un'assidua azione di prevenzione e di contrasto del malaffare. È stata riaperta a Cetraro la statale 18 che era stata chiusa per una colata di fango e detriti che aveva invaso la sede stradale La Galleria alla Testa. L'ANAS è intervenuta con proprie squadre e con l'ausilio di ulteriori mezzi per rimuovere le colate di fango e detriti provenienti dall'area urbana per ripristinare in sicurezza il tratto di statale e della galleria. Dopo alcune ore di lavoro, la sede stradale è stata liberata e la circolazione è ripresa regolarmente in entrambe le direzioni. Il sindaco di Cetraro, Ermanno Gennamo, ha riferito che la forte pioggia ha colpito altri punti del territorio comunale. Il sottopasso ferroviario di via Sotto Castello è rimasto allagato per diverse ore e una conduttura idrica è stata divelta dalla piena del fiume Aron, provocando carenza idrica in alcune zone della marina. Infine si sono registrate infiltrazioni di acqua in alcuni edifici scolastici. Considerando l'allerta gialla per mercoledì 17, si valuta un'eventuale ordinanza di chiusura delle scuole, ha commentato Cennamo. ANAS ha completato gli interventi di manutenzione della galleria Sorbia lungo la strada statale 713 trasversale delle Serre tra i comuni di Chiaravalle e Argusto in provincia di Catanzaro. I lavori nel dettaglio hanno riguardato l'adeguamento degli impianti di illuminazione con tecnologia LED che, oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di sostenibilità ambientale e dalla massima efficienza in funzione, garantiscono un notevole risparmio economico in termini di costi di gestione anche grazie al sistema di regolazione del flusso luminoso installato. Le attività, come da cronoprogramma, proseguiranno all'interno delle gallerie Argusto I e Argusto II. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza sarà in vigore un senso unico alternato sulla corsia di marcia. Nel complesso monumentale delle San Giovanni di Catanzaro, la scuola di alta formazione dell'Università Magna Grecia ha celebrato i suoi diplomati per l'anno accademico 2021-2022. Lo ha fatto organizzando il primo Graduation Day. È stato un evento cerimonia inedito per il capoluogo, ha spiegato il direttore della scuola di alta formazione, Stefano Alcaro, un modo per far sentire forte la presenza dell'UMG nel centro della città e consolidare il servizio formativo offerto che conta 17 master di primo livello, 13 master di secondo livello, 8 corsi di perfezionamento e 4 di aggiornamento. I componenti della scuola di alta formazione e i direttori di ciascun corso sono intervenuti nella cerimonia e hanno consegnato ai 70 corsisti l'attestato riguardante il loro percorso di formazione.
Un momento da ricordare sia per i partecipanti che per la città, al quale ha preso parte anche il rettore dell'UMG, Giovan Battista De Sarro. Certo, ci tenevamo tanto perché è un modo di vivere la formazione post-universitaria, io ho detto in modo anglosassone, il mio collega Alcara ha detto americano, no, è anglosassone, perché al di là della laurea a cui ci teniamo tutti, il potersi perfezionare e poter mantenere un perfezionamento di breve periodo, perché vai tra 6 mesi e 12 mesi, per aggiornamenti vari nelle varie discipline, una cosa veramente utile. Utile per chi ci partecipa, ma utile anche per far conoscere il territorio. In queste operazioni di master e di corsi di perfezionamento, non sono tutti catanzaresi o tutti del territorio, vengono anche dai territori vicini. Se pensiamo ai corsi organizzati dal professor Rocco Reina sul direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore generale, li abbiamo avuti da tutta l'Italia meridionale e alcuni sono rimasti qui perché alcuni che hanno partecipato al corso poi sono diventati commissari, direttori amministrativi, direttori generali, il che vuol dire che hanno apprezzato questo territorio perché sennò se ne tornavano a casa loro volentieri. Siamo ottimisti e fiduciosi per il completamento dei lavori nei tempi stabiliti, anche se non nascondiamo le difficoltà che ci sono state fino ad ora. Così Antonio Borelli, assessore comunale di Catanzaro, è intervenuto su RTC in diretta TV durante il programma sportivo condotto da Mario Mirabello. Ascoltiamo l'intervento di Borelli in diretta TV su RTC. Innanzitutto, diciamo, noi non la viviamo con tranquillità, la viviamo con la giusta ansia, che probabilmente un'opera e un'attenzione della città deve avere su questa importante struttura. Questo lo dico perché le cose possono ovviamente per chi poi è addetto ai lavori sembrare più o meno complesse, più o meno semplici. Ma l'approccio con il quale ci stiamo muovendo in questo momento è quello di grande concentrazione. C'è un cronoprogramma stringente, c'è una tabella che il sindaco quotidianamente verifica sul proprio tavolo e c'è da dire che in questo caso c'è una stretta collaborazione con una fortuna in questo caso di avere un assessore alle grandi opere e lavori pubblici che è un tecnico reputato forse tra i migliori e quindi grazie all'ingegnere Scalise e al dirigente, in questo caso del settore grandi opere, che è l'ingegnere Laganà, noi ci auguriamo che il cronoprogramma possa avere effettivamente uno svolgimento sereno. Certo. Per la Non c'è da verità. stare, non c'è da, diciamo, noi non siamo rilassatissimi, cioè nel senso sappiamo che comunque questo è un lavoro veramente chirurgico, c'è cioè un lavoro in cui tutte le cose devono incastrare correttamente, devono avere il proprio iter. Sapevamo che effettivamente la prima gara poteva avere quel tipo di esito, considerando il fatto che quando si parla, questo ovviamente voi lo sapete meglio di me, essendo comunque nel campo davvero forse quelli che più hanno osservato questo settore. Non ci sono tantissime imprese che operano in questo settore, cioè questo è un settore veramente di Appunto. nicchia ed è chiaro che nei momenti in cui, però voglio anche a questo punto creare un po' più di serenità, quando si parla in questo caso di operatori che poi assumono questo tipo di onere, prendendo ovviamente questo tipo di appalto, parliamo delle forse delle più grandi società o imprese che operano nel settore, che comunque hanno operato non solo per l'anno per il Catanzaro, ma hanno operato ovviamente per squadre di Serie A, hanno operato con altri Appunto. e con tempi molto spesso parimenti stringenti, perché molto spesso quello che sono i tempi di lavorazione per il rifacimento dei campi, molto spesso sono gli stessi che stiamo vivendo noi, cioè fine campionato, inizio lavori, fine lavori, ripresa Perfetto, perfetto. campionato.